Siglare un patto di solidarietà fra le associazioni culturali, di volontariato e di promozione sociale, un primo passo verso un percorso comune che mira a mettere in piena sintonia tutte le realtà sociali del territorio. Questo è il senso del convegno Giovani per il Sociale, organizzato dal gruppo Giovani Avis di Prato Lapelini a Palazzo Santo Rocollella per il prossimo 27 luglio alle ore 18, un momento di incontro e scambio di risonanze, ideato in collaborazione con Spazio Giovane, Idea Progetto, Street Tambora e la Piattaforma delle Idee, che chiama raccolta tutte le associazioni pratolane per ufficializzare la collaborazione, coesione e compartecipazione che caratterizzano la comunità. Noi vogliamo che si inizi a creare un unico binario fra tutte le associazioni di Pratola per arrivare a un'unione di intenti, spiega il delegato pro tempore del gruppo Giovani Avis, Mario Puglielli. L'obiettivo appunto è quello di creare una rete di collaborazione, di cooperazione, di compartecipazione tra le varie associazioni di Pratola. Tutte le associazioni, non solo quelle organizzatrici, ed in questo vorrei appunto scusarmi con tutti perché c'è stato un errore da parte mia nella locandina. Tutte le associazioni possono firmare il patto al termine dell'incontro. E appunto noi vogliamo che si inizi a creare un unico binario tra tutte le associazioni di Pratola per arrivare ad un'unione di intenti comuni. All'incontro interverranno Lorenza Petrella, Maria Giovanna D'Andrea Matteo, Riccardo Merolli e Mattia Tedeschi, che racconteranno la loro esperienza personale nell'ambito socioculturale coltivata durante gli anni e presenteranno le manifestazioni organizzate dalle rispettive realtà associative: Notte Bianca Circus Night, Le Uve dei Pelinni, Street Tambora Music Festival e Antichi Sapori Sagra del Tartufo, eventi protagonisti dell'agosto pratolano. Al termine degli interventi, i relatori e il delegato pro tempore del gruppo Giovani Avis, Mario Puglielli, sottoscriveranno il patto di solidarietà con tutte le associazioni presenti. I giovani Avis raggiungono un importante traguardo se pensiamo che hanno iniziato il proprio cammino solo lo scorso 14 giugno. Ciò è stato possibile grazie alla grande forza di volontà dei ragazzi aderenti e al fatto che questa nuova compagine sociale, rappresentando una storica associazione della nostra realtà, vuole farsi promotrice e strumento di aggregazione e comunione di intenti, precisano dall'Avis. L'incontro del prossimo 27 luglio è aperto a tutti.